che l'edificio, un po' come la chiesa, come noi intendiamo la chiesa, no? Che può essere un edificio o la comunità. Secondo le fonti, le sinagoghe nascono attorno al, diciamo, nel periodo dell'esilio babilonese, quindi siamo nel VI secolo avanti Cristo. Dobbiamo pensare agli ebrei lontani, alla stragrande maggioranza degli ebrei lontani da Ex Israele, quindi dalla terra che Dio aveva dato loro, lontani dal tempio oramai distrutto, il primo tempio, e quindi hanno dovuto trovare un modo per portare avanti le loro funzioni, le loro pratiche cerimoniali e religiose, e hanno iniziato ad istituire queste sinagoghe. Sinagoghe che, come sappiamo, sono presenti anche nell'epoca del secondo tempio, quindi l'epoca di Gesù, perché banalmente lo troviamo scritto nei Vangeli, che esistevano queste sinagoghe nelle quali Gesù andava, andavano gli apostoli, anche Paolo successivamente, come abbiamo sentito, come sappiamo, in ogni luogo nel quale si recava per portare il messaggio di Yeshua, prima di tutto andava a cercare le sinagoghe e andava a cercare le comunità ebraiche presenti laddove vi fossero. In generale possiamo dire questo: la sinagoga, non dobbiamo immaginare la sinagoga come la chiesa, quindi l'idea che noi abbiamo di chiesa. Perché? Perché finché il tempio è stato in piedi, quindi il secondo tempio, finché è rimasto, fino al 70 d.C., quando poi è stato distrutto dalle armate di Israele, ricorda che Esteban l'ha detto, e sapete che siamo felici quando vi ricordate le cose di Ricciao? Il generale Tito, figlio dell'imperatore. Fino a che il tempio è stato in piedi, la sinagoga ha avuto un ruolo importante, ma non quello che pensiamo noi, nel senso che le funzioni cultuali competevano al tempio, sempre e soltanto al tempio. Forse possiamo dire che per gli ebrei in diaspora, quindi quelli lontani da Israele, quelli lontani da Gerusalemme, la sinagoga avesse un valore puntuale un pochino più alto, ma per gli ebrei in Erez, quindi in Israele, il tempio ovviamente era il luogo deputato, l'istituto deputato a tutto il servizio sacro, ok? Quindi la sinagoga veniva utilizzata principalmente un po' come viene utilizzata oggi, anche se oggi ha un ulteriore valore, adesso lo vedremo. Quindi centri di formazione, sicuramente di studio della Torah e di tutto il Tanakh, delle porzioni di Torah che si chiamano parashot, in ebraico parasha singolare, parashot plurale. Nella storia, nel Talmud, che accanto alla Bibbia rappresenta la letteratura più importante per gli ebrei in assoluto, nel Talmud babilonese vi è traccia del fatto che durante i secoli si portasse avanti anche la lettura triennale, quindi 3 anni la lettura di tutti i 5 libri del Pentateuco della Torah, ma in generale ad oggi possiamo dire che la Torah viene letta in 1 anno, quindi ogni sabato si leggono delle porzioni che non corrispondono necessariamente ai nostri capitoli, giusto per, può essere da metà terzo capitolo a metà sesto capitolo. Poi
durante le festività vengono invece letti dei libri in particolare. Pensiamo alla festività di Purim, che a brevissimo entrerà. Il Purim inizia, il digiuno di Purim comincia quest'anno il 21 di marzo, il 24 di marzo comincia Purim, cioè comincia e si conclude la giornata. Ebbene, durante la festività di Purim, che cosa si legge? La Megillah di Esther, quindi il rotolo del libro di Esther.